Daniele Moretto, musicista, ho cominciato a 11 anni. Io ho sempre amato la musica jazz e la tromba è uno strumento molto protagonista nel jazz e quindi mi sono innamorato subito, proprio a primo orecchio, diciamo. Allora, la tromba è uno strumento antichissimo, nel senso che dopo la voce e le percussioni è lo strumento più antico. La tromba in quanto labiofono, cioè gli strumenti che fanno il suono con le labbra, come il corno. E infatti il primo strumento in realtà era un corno di un animale, che era cavo dentro, che era stato tagliato, era stata tagliata la punta, e facendo una pernacchia in questo corno hanno scoperto che il suono diventava fortissimo e quindi potevano fare dei segnali da una tribù all'altra, insomma, e si sentivano per tantissime centinaia di metri. In una tromba ci sono tantissime note, ci sono in realtà quasi 3 ottave di estensione. E poi ci sono musicisti particolari che hanno sviluppato un registro acuto e diciamo che è diventata una caratteristica di certi musicisti nel jazz soprattutto, il fatto di suonare note molto alte con la tromba. Ha questa possibilità, in realtà teoricamente ha un'estensione quasi infinita nell'ottava alta. Devi pensare le note prima di farle, se no rischi di fare una nota sbagliata. La tromba è un tubo. È proprio a un canneggio cilindrico e i pistoni non sono altro che delle valvole che aprono o chiudono il passaggio dell'aria in una parte aggiunta di tubo. Quindi in realtà noi possiamo allungare o accorciare il tubo esattamente come succede nel trombone. Il trombone ha culisse, però nel trombone lo vediamo fisicamente che la culisse si allunga. Nella tromba non si vede semplicemente perché appunto usiamo delle valvole e noi possiamo fare 7 posizioni con le quali costruiamo, poi con la serie degli armonici riusciamo a costruire tutta la scala cromatica. Questa è una sordina classica, questa si chiama straight ed è la sordina usata appunto nella musica sinfonica, in orchestra si usa tantissimo e certi musicisti hanno costruito diciamo una personalità sull'utilizzo della sordina, prima di tutti Miles Davis, che ha utilizzato una sordina che si chiama Harmon, che è una sordina che è stata inventata in realtà molto prima che lui nascesse, però lui l'ha trasformata diciamo in una caratteristica principale della sua personalità musicale. Questa è la sordina Harmon. E il suono è questo. Adesso proviamo a rifare la stessa identica cosa senza la sordina, così sentiamo la differenza. Dunque, parlavamo di sordine e c'è un modello particolare di sordina che in realtà in inglese, in americano, si chiama plunger e la parola plunger vuol dire esattamente sturalavandini. E in realtà è uno sturalavandini, è nata così, poi dopo è diventato un modello di sordina che viene venduto a caro prezzo, ma noi trombettisti di solito continuiamo a usare lo sturalavandini che è molto più economico e secondo me fa anche molto meglio il lavoro che deve fare. Per chi conosce la musica degli anni 30, Duke Ellington, eccetera, eccetera, questa sordina veniva molto usata per fare un effetto che si chiamava growl, che era il suono della giungla, secondo Duke Ellington, chiaramente. (Sussurra)
Se ti piace la musica classica, se ti piace il jazz, se ti piace il funk, se ti piace il pop, se ti piace il rap, se ti piacciono tutti i generi musicali, sappi che la tromba in tutti questi generi c'è e può veramente fare delle parti anche importanti e da protagonista. Per cui mi verrebbe da dire, perché no?